Nell'Atalanta è squalificato Gallo. Mondonico inserisce Boselli in difesa e il tandem Zenoni-Carbone sulla fascia destra, mentre nel Milan sono assenti Cruz, Leonardo e Weah, con Anderson attaccante a sostegno di Kluivert. La direzione di gara è affidata all'arbitro Boggi e cominciamo la nostra sintesi dal secondo minuto di gioco. Retropassaggio di Carrera e respinta di Pinato in corner. E vediamolo questo corner, la battuta di Albertini. La parabola. Il tocco da parte del portiere, quello di Kluivert, quello di Lucarelli e la palla in gol. Secondo minuto, Milan 1, Atalanta 0 e questo è già il terzo autogol stagionale dei bergamaschi. Rivediamo l'incornata di Kluivert sulla traversa e la deviazione con il braccio destro di Lucarelli nella propria porta. Caccia si chiede cosa stia accadendo all'Atalanta e la risposta non si fa attendere. Lancio in profondità, controllo di Lucarelli, si gira bene, vince un contrasto. Poi c'è Caccia al limite dell'area, cerca lo spiraglio per il cross, gran tiro da parte di Sgroa e la palla in gol. 17esimo, Milan 1, Atalanta 1 e la terza rete in campionato di Sgro spezza un digiuno durato per i nerazzurri 296 minuti. L'ottimo anticipo che vediamo di Bonacina su Ba illustra il limite del Milan, che senza la Privarchi UEA non salta gli avversari in attacco. In compenso vola l'Atalanta con il cursore Zenoni sull'out destro, pallone in mezzo, velo di Caccia, Lucarelli, dribbling sull'avversario e non trova il varco per il tiro. Nell'intervallo Desai sbadiglia, ma è la grinta di Capello nel montaggio di Alessandro Morbidelli a scuotere il Milan, che presenta un Ba trasformato. Cresce il francese a destra, sale Maldini a sinistra e vediamo quello che succede. Il capitano, il traversone, colpo di testa di Kluivert ed è gol. 13esimo minuto, Milan 2, Atalanta 1 e secondo gol di Kluivert che festeggia sotto le bandiere rossonere, suscitando il gesto di assenso di Capello. Dopo il cambio Zighe Maini del primo tempo entreranno Savicevic, Magallanes e Zanini in luogo di Anderson, Lucarelli e Carbone, mentre si allungano le squadre e aumentano fatalmente le occasioni. Savicevic, profondità per Kluivert, posizione regolare, il tiro e il pallone è fuori, nettamente fuori. Poi ancora l'Atalanta. Questo è uno degli ultimi palloni per Carbone prima della sostituzione. Il cross, la girata da parte di Djurdjevski, buona l'esecuzione ma la palla anche in questo caso è a lato. Quindi il Milan, va, attende l'arrivo di Kluivert, dribbling ha superato Bonacina, fa tutto molto bene, sbaglia il tiro, ancora una volta piuttosto fiacco. Sempre Savicevic, largo, completamente solo Boban. Corsia liberissima, tiro di sinistro e grande parata da parte di Pinato. Una chance per l'Atalanta, calcio di punizione sulla palla Sgro e Magallanes. Sgro, Magallanes, deviazione e qui Taibi salva letteralmente il risultato e partita per il Milan. Ultima emozione con gli interventi di braccia di Sgro e Costacurta nell'area del Milan. E qui l'arbitro Boggi o non li ha visti o li ha considerati entrambi involontari. 0-0.